Ciao ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Allora, oggi volevo parlarvi dei miei nuovi prodottini che sto utilizzando in questo periodo per la skin care. E dovrei, ho capito, visti i miei video lunghissimi dei prodotti terminati, dovrei in effetti riuscire a fare un po' più diluiti nel tempo i programmi relativi insomma, i prodotti che mi piacciono e quelli che non mi piacciono, in modo da poterne fare una recensione un pochino più dettagliata e appunto andare poi a alleggerire i video poi dei prodotti smaltiti, terminati, in modo da non farli diventare lunghissimi. Lo so, dovrei farlo. Perdonatemi se sono video lunghissimi, cercherò di farlo. Allora, parto subito. Nuovi prodottini entrati nella skincare. Sono molto felice di parlarvene perché praticamente mi stanno piacendo tutti, direi. Allora, parto subito. Come vi dico sempre, la mia detersione del viso, il mio struccaggio, avviene con i dischetti di cellulosa inumidito, sul quale vado a metterci il latte detergente. Il latte detergente che al momento sto utilizzando, avevo messo una foto anche su Instagram quando l'ho comprato. Questo qui all'aloe vera, quindi la linea Hydra Aloe Vera della sua boutique. Questo qui, questo boccione gigantesco da 500 ml, l'ho trovato al Carrefour dove generalmente vado a fare l'Iper Carrefour, quello grande, dove generalmente vado a fare la spesa. L'ho trovato a 8,99-8,90, quindi un ottimo prezzo secondo me per 500 ml, prodotto con ottimo inci. Quindi ottimo prezzo. Che dire, mi piace anche tantissimo come prodotto. Lo trovo, dunque, è molto è corposo come latte detergente. Vedete? Si vede già da qui che è molto corposo. Mi piace tantissimo, è molto delicato, ha un profumo molto buono. Non penetrante, non troppo forte, non fastidioso, molto delicato e mi piace moltissimo. Lascia la pelle compatta, dà un po' anche di, cioè la sento che comunque dà un pochino di nutrimento alla pelle, perché non mi sento una volta che vado poi, quindi faccio due passaggi di questo, una volta che poi vado a togliere il prodotto, me la sento più nutrita, più compatta la pelle, cioè mi piace la sensazione che lascia dopo che l'ho passato. Molto molto buono e comodissimo anche l'erogatore fatto in questo modo. Non so se poi alla fine del boccione riuscirà comunque a prelevarlo, però è molto comodo. È un po' forse delicata come plastichina, mi è caduto probabilmente nella busta della spesa, ha preso qualche colpo, quindi si è già spappolato, però è comodissimo. E appunto molto buono, molto valido. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Se lo trovate ve lo straconsiglio. Se non erro sui siti, sull'e-commerce più o meno il prezzo è quello. Quindi se lo trovate al Carrefour buttateci un occhio, perché appunto il Carrefour è una catena francese e adesso in Italia sta cercando di introdurli. Poi quindi passo a quello. Subito dopo il passaggio del latte detergente, io faccio il passaggio con l'acqua micellare. No, l'acqua micellare è un prodotto che ho introdotto da poco perché adesso è scoppiata sta moda, per cui c'è sempre la curiosità di provarne qualcuno. Io tempo fa avevo postato anche di questa foto, di questa, una foto su Instagram, avevo preso al Tigotà, forse perché avevo bisogno di un tonico. E quindi ho preso questo qua, tonico viso micellare. Come tonico no, non si può utilizzare perché è appiccicaticcio da morire e quindi no. Non si può assolutamente utilizzare come tale. Ma aspettate un attimo. Dicevo, ma lo utilizzo come acqua micellare, quindi sempre dischetto con l'incellulosa inumidito. Passo questo e mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo, cioè la uso come acqua micellare e come tale, secondo me, è da considerarsi. Vi lascio l'inci. Non mi pare del tutto verde, contiene qualche qualche cosa. Sì, non è un inci completamente perfetto. Non credo che si veda benissimo. Comunque vi cerco magari l'inci da qualche parte, ve lo metto. E quindi lo
uso come acqua micellare, dicevo. Strucca bene, mi sento la pelle ulteriormente pulita, quindi non appesantita dal make-up. Ho provato a utilizzarlo come struccante, come acqua micellare sugli occhi, ma non va assolutamente bene perché brucia tantissimo. E poi comunque sul dischetto asciutto di cotone normale si sente che appiccica ed è quel risultato terribile che cerchiamo sempre di evitare nelle acque micellari. Ma questo problema dell'appiccicaticcio viene risolto, a parer mio, appunto, utilizzando un dischetto inumidito di cellulosa. In questo modo mi piace moltissimo, quindi cercherò di portarlo a termine, anche se non lo ricomprerò sicuramente. Ok, passiamo allo struccaggio degli occhi. Ultimamente mi sta piacendo moltissimo il bifasico. In passato non mi piaceva questo senso di appunto oleosità che veniva lasciato sugli occhi. Ultimamente però ho provato dei prodottini che mi hanno entusiasmato. Finalmente adesso sto utilizzando questo struccante bifasico della Yves Rocher, che conoscerete tutte, anche perché la grandissima cara Roby, ciao Roby del canale Life in Colors, lo utilizza moltissimo, lo sponsorizza moltissimo, ne parla molto bene perché anche lei si trova molto bene, piace molto anche a me, devo dire che strucca benissimo, non mi ha mai dato problemi di bruciori, non lascia una patina troppo unta sull'occhio, è davvero, davvero un ottimo prodotto. Profumo. Si sente che ha un profumo molto chimico, però vabbè, tanto io comunque poi vado a pulire. Innanzitutto ho sbagliato forse l'ordine, perché io innanzitutto quando vado a struccare strucco prima gli occhi, quindi faccio questo passaggio qui, su, questa volta gli occhi li vado a struccare con i dischetti quelli di cotone classici, non inumiditi, quindi così a secco, passo questo, strucco gli occhi. Dopo aver struccato gli occhi, poi passo al latte detergente, quindi porto via questo prodotto, i residui, con latte detergente, acqua micellare e poi successivamente con il sapone detergente. Dicevo, appunto, mi piace moltissimo ed è shakerare. Davvero molto buono, l'avevo tra l'altro preso in un periodo di promozione, non ricordo se con la cartolina, forse no, neanche con la cartolina, e spesso Yves Rocher fa promozioni, per cui vero Roby è molto buono, molto valido come prodotto. Ok, finita con l'acqua micellare, passo infine l'ultimo pulizia che effettuo sul viso in generale e con il sapone detergente. E in questo periodo, forse vi avevo già detto, sì che lo stavo utilizzando, sono passata totalmente a questo perché prima lo usavo in concomitanza con un altro sapone detergente. Lo sto utilizzando questo della CMD, appunto della linea al tea tree. Vi faccio vedere l'inci. Non so se si vede tutto, si vede chiaramente, comunque magari vi metto di nuovo una nuvoletta con il dettaglio. Che dire, me ne parlerò poi meglio in un altro video che voglio fare, dove vi faccio appunto la recensione di tutti i prodotti della linea. Mi trovo molto bene, è molto fresco, è molto delicato, almeno sulla mia pelle, in una pelle sensibile, delicata, ma in effetti è una pelle abbastanza robusta la mia, nonostante sia delicata. E quindi non mi ha mai veramente dato nessun problema. Io avevo paura che, essendo che il tea tree comunque può dare una forte reazione allergica perché è molto forte, avevo paura che mi desse problemi agli occhi, perché io quando un prodotto non lo tollero, questo è troppo forte, gli occhi sono i primi a essere disturbati. Assolutamente no, invece. Forse l'avevo già detto in un altro video, essendo che comunque contiene poi gel d'aloe, distillato di rosa damascena, olio di lavanda, olio di semi di girasole, il profumo è decisamente più dolce rispetto a un prodotto che contiene esclusivamente il tea tree. Per cui, se una persona è sensibile al tea tree, non lo consiglio, ma ve ne parlerò meglio dopo. Comunque, mi sto trovando davvero benissimo, deterge in maniera eccelsa, delicato,
dura tantissimo. Io l'ho aperto a gennaio e adesso siamo ad aprile e penso di non averne consumato, cioè che non sia arrivata neanche tanto così. Penso che lo metterò nel gruppo scambio perché dubito di riuscire a finirlo entro i termini. Anche se qui, essendo un prodotto crucco, non ci sono, non c'è il PAO, c'è semplicemente una data di scadenza. Sicuramente ci starò dentro, ma vediamo un attimino. Molto buono comunque. Prezzo me lo metterò magari sì, in un altro video. Poi, finita la detergenza, asciugato il viso, passo al tonico. Ho deciso poi di fare un ordine apposito, l'ho fatto su Cuccioli Duomo se non erro, perché avevo uno sconticino, c'era una promozione in quel periodo, quindi ho fatto scorta di idrolati. E ho preso questo qua di lavanda, l'idrolato di lavanda che non avevo mai provato, nello specifico questo qua della saponaria, non l'avevo mai provato e mi incuriosiva. Ed è quello che sto utilizzando in questo periodo. Avevo provato il tonico alla lavanda della Natura ed ero curiosa appunto di provare questo per vedere se la profumazione fosse un po' diversa da quella che non mi aveva fatto impazzire, però purtroppo è quella la profumazione. Però vabbè, per le sue proprietà comunque lenitive, stringenti, eccetera, voglio provarlo, non è che mi disturbi così, così tanto. E avevo preso questa qui su Cuccioli Duomo. Poi ho preso quelle fiori di arancio e ho preso anche quello alla salvia. E adesso appunto sto utilizzando questo. Mi piace molto il profumo. Sì, non lo gradisco tantissimo, me lo faccio andare bene. È molto fresco. Una volta l'ho messo, adesso non so più perché l'ho messo tutto in uno spruzzino. È proprio bello, bella la sensazione di quando si va a detergere, si asciuga il viso e si passa il tonico. È un passaggio che veramente a cui non riesco più a fare a meno. E per ora mi sto trovando bene, insomma, non ho visto problemi sul viso, mi piace molto. Il prezzo rispetto a tanti altri idrolati per 100 ml è sicuramente il migliore a parer mio. E contiene esclusivamente appunto acqua di fiori di lavanda. Ok, una volta finiti questi passaggi, gli ultimi due passaggi che faccio sia mattina che sera. Contorno occhi. Ho dimenticato la scatolina vi metto poi una nuvoletta con gli ingredienti. Una foto, adesso vedo un attimo. Sto usando questo contorno occhi che mi sta davvero dando grandi, grandi, grandi soddisfazioni, che amo e adoro. Avevo messo tempo fa anche su Instagram sempre una foto. E questo appunto contorno occhi al melograno della Dottor Organic. Sì, non c'è scritto Dottor Organic da nessuna parte, sul bottino, possibile. Non c'è scritto da nessuna parte Dottor Organic. Comunque sono 15 ml per 12 mesi di PAO e questa è la cremina. Era pienissima, l'ho aperta a quasi cancellato gennaio, quindi sono 4 mesi che la uso e guardate, mi piace davvero tantissimo. Faccio vedere la consistenza, vedete, non è liquidissima, non è pastosissima, e questa è la consistenza che io adoro per il mio contorno occhi. Io non ho problemi grossissimi di contorno occhi. Il profumino è veramente delizioso e si sente appena appena, è veramente un leggero profumino, quindi non dà fastidio assolutamente. Appunto, io dicevo, non ho grossissimi problemi nel contorno occhi, non ce l'ho particolarmente secco, non ce l'ho particolarmente segnato, però avendo appunto superato i 30 anni, bisogna prendersi cura del contorno occhi di questa zona così delicata.
Io lo metto mattina e sera e davvero mi piace tantissimo. Si assorbe velocemente, non fa scia bianca. Ne metto davvero come prima, una pucciata di qua e di là. Tampono in questo modo, si asciuga velocissimo, non mi ha dato nessun problema. Inizialmente avevo paura che fosse lei, mi era uscito un grano di miglio qui. Poi però ho continuato ad usarla per verificare che non fosse lei, però poi è andato via del tutto, quindi non era lei assolutamente. Mi piace tantissimo, se non erro prezzo pieno dovrebbe essere sui 12-13 euro. Io l'avevo preso mesi mesi fa su Privalia, credo. L'ho pagata 8,99, quindi poi l'ho usata, un'altra campagna che è uscita, l'ho ripresa, quindi ce l'ho di nuovo nel mio armadietto delle scorte e sono stra contenta davvero, mi piace tantissimo e non mi sto stufando stranamente di utilizzarla. Io davvero ve la consiglio anche perché adesso non ho appunto lo scatolino dove ci sono gli inci, ma è ricca davvero di ottimi attivi. Contiene anche il Q10, e io davvero mi trovo alla grande. L'ultimo prodotto del quale vi voglio parlare è la crema viso che sto utilizzando al momento. Finita la mia adoratissima crema della BHP, di cui vi ho parlato nel video precedente, adesso sto utilizzando questa qui di un marchio italiano e che purtroppo però non mi piace quanto l'altra, ovvero sto parlando della crema viso purificante opacizzante di Natura Equa. Io l'ho presa in promozione qualche mese fa, ah sì, quando c'era il Black Friday, l'ho presa su che sito? Farmacia Natura. Non mi ricordo, era un sito che comunque faceva il 30% su alcuni articoli e c'era anche questa qua in promozione, per cui ne ho approfittata. L'ho utilizzata, perché comunque l'ho utilizzata. Ce l'ho aperta da dicembre, però il primo mese non l'ho utilizzata tantissimo perché appunto stavo finendo quella, c'avevo anche dei campioncini di mezzo, per cui non l'ho usata assiduamente. Saranno un paio di mesi che la uso mattina e sera. Che dire, non è né densissima né liquidissima, ha una media densità, diciamo. Si assorbe molto in fretta, come vedete fa un pelo di scia bianca, ma si assorbe poi molto in fretta. Ha una consistenza molto soffice, davvero, guardate. Completamente asciutta, davvero molto molto soffice e una volta che viene assorbita completamente dal viso, lascia la pelle molto vellutata, molto compatta. L'effetto purificante, bah, non vi saprei dire. Sì, non mi so, devo dire che non mi sono uscite imperfezioni. Oltre a quelle che ho già, per quanto riguarda quindi purificante, parerebbe di sì. Opacizzante, non la trovo così tanto opacizzante, almeno nel mio caso, che ho una pelle mista grassa, non l'ho trovata particolarmente opacizzante, però comunque molto idratante perché io ho delle zone. Praticamente qui sotto il mento dove avevo i miei problemini di grani di miglio che adesso si stanno riassorbendo perché sto prendendo la pillola, mi stanno aiutando tantissimo anche per quello, va a idratare moltissimo, quindi idrata molto, lascia appunto la pelle di velluto, il profumo non mi fa impazzire. È molto erboso, ovviamente. Ah, l'inci c'è qua. Non saprei dirvi di che cosa. Ah, sì, è che contiene tea tree, quindi sì, si sente il tea tree quello che si sente. Adesso vi faccio vedere l'inci che è qua sotto. E fanno benissimo a metterlo, dovrebbero metterlo tutti sotto. E contiene davvero degli ottimi attivi. Ha un olietto leggerino all'inizio, la betaina, poi ha l'allantoina
il caolino, l'acido salicilico, che quindi decisamente sono attivi che aiutano la pelle problematica come la nostra. Però appunto non mi sta facendo impazzire, magari ne metterò un pochino in scambio per terminarla prima, perché appunto non è nata questa affinità profonda. Niente, quindi questi sono i prodottini che New Entry, che sono praticamente tutti nuovi, che sto utilizzando ultimamente nella mia skincare. E nulla, fatemi sapere se voi utilizzate anche questi prodotti, soprattutto con la crema viso, come vi trovate. Sì, mi piacerebbe avere delle vostre considerazioni in merito e vi straconsiglio il latte detergente. Niente, spero di avervi aiutato, di avervi tenuto compagnia, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, vi mando un bacio grandissimo, ciao!